I cuochi di Caltanissetta, in occasione della ricorrenza di San Francesco Caracciolo, loro patrono, ancora una volta si sono messi a servizio della collettività con la loro professionalità e il loro genio creativo per offrire un pranzo ai meno fortunati che quotidianamente si recano alla Casa di Gerico. Un gesto di solidarietà al quale hanno contribuito anche i ragazzi dell'Istituto Alberghiero Senatore Angelo Di Rocco e il pasticcere Lillo De Fraia dell'Associazione Ducezio, che per l'occasione ha preparato una torta. Oggi noi, diciamo, nel mondo del fuoco siamo solidari tra queste attività e abbiamo preparato, diciamo, un pranzo proprio per quelli più bisognosi. Abbiamo preparato un primo, un secondo, un contorno e poi un dolce. Per noi è molto importante questi momenti perché in qualche modo seguiamo l'idea di San Francesco Caracciolo, perché lui prima è stato un nobile, poi dopo una malattia ha tolto i vesti, diciamo, da nobile, si è messo quello da povero e ha continuato a cucinare per i più poveri, ha dato la vita proprio cucinando per i più poveri. Grazie anche al nostro grande maestro dottor Salvatore Schifano, che è stato il promotore di poter creare questo evento, avendo patrono San Francesco, raccogliendo tutte le firme in tutte le province, di cui anche noi a Caltanissetta abbiamo dato il nostro apporto. Come io, ex presidente della federazione, sono stato invitato dal vescovo a scrivere questa relazione e poter fare santo protettore della federazione italiana fuoco, quindi è protettore in tutta l'Italia e anche in tutta l'Europa, perché giustamente la nostra federazione è mondiale, non solo nazionale. Quindi noi cerchiamo sempre di poter dare il nostro lustro a questa manifestazione e di pubblicizzarlo anche ai giovani, perché sono il nostro futuro. Un momento di festa preceduto dalla celebrazione della Santa Messa nella chiesa San Pio X, officiata da padre Alessandro Giambra, che ha così voluto ricordare la figura di San Francesco Caracciolo, che dedicò la sua vita all'amore verso il prossimo, cucinando per i poveri e i bisognosi. Io veramente li voglio ringraziare per questo, perché San Francesco, che si chiamava Ascanio, ha preso il nome di San Francesco d'Assisi, era uno ricco, però che andava a servire dove c'erano i servi e proprio da mangiare ai poveri. E penso che è l'occasione per far conoscere ancora di più questa realtà, che non è di San Pio X, perché non sono i parrocchiani di San Pio X che vengono a mangiare, ma di tutta la città. E quindi i cuochi, che proprio ora vedranno che ci sarà cibo in più, lo porteranno qua. Diventa un momento di solidarietà.